battiamo ogni volta un record in un primato. Il grande progetto Sarno probabilmente sta subendo modifiche sostanziali, come più volte richiesto dai comitati ambientalisti, in particolare il comitato No Vasche No Inquinamento. Infatti il responsabile unico del procedimento, il responsabile dei lavori del grande progetto di riqualificazione del fiume Sarno, Italo Giulivo, ha presentato le proprie dimissioni già da qualche giorno, così come si evince dal documento protocollato all'Arcadis. Gli organi competenti avrebbero già provveduto a conferire ad altro dirigente l'incarico di direttore generale per il governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile. Una novità assolutamente da rimarcare, che giunge a ridosso delle dichiarazioni del presidente della regione, Vincenzo De Luca, a Sarno, durante un incontro dove erano stati incontrati i sindaci del territorio interessati dal grande progetto Sarno. De Luca aveva rassicurato tutti, amministratori e rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti all'appuntamento. È molto probabile, ha detto Emidio Ventre, presidente del comitato No Vasche No Inquinamento, che si stia realmente attuando una modifica del progetto, togliendo dallo stesso le vasche e investendo invece molte parti dei 217 milioni di euro nelle opere di dragaggio, ampliamento e rifacimento degli spondali. Per ora però nessuno si è sbottonato rispetto ai possibili cambiamenti in seno al progetto. Di sicuro le dimissioni di Giulivo indicano l'intenzione di modificare qualcosa rispetto al percorso del passato. Tra l'altro c'è da sbrigarsi per non sciupare i tanti milioni di euro ottenuti, finanziamenti che non saranno dispersi, così come aveva annunciato chiaramente De Luca nei giorni scorsi.